il primo video con la nuova videocamera, che vi metto il link del video in cui ve la faccio vedere perché non posso farvi vedere in questo video la videocamera perché è un po' un problema, non saprei come fare. Comunque, allora, in questo video volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto in questi ultimi giorni. Non sono tanti, devo dire. Allora, intanto sono andata da H&M, il correttore di H&M. Sempre la colorazione White Sand, a parte perché io trovo sempre la White Sand, non trovo mai altre colorazioni. Perché devo guardare lì, non devo guardare lì. E che lì c'è il quadratino che mi segue, sembro in prigione, la mia testa è in prigione nel quadratino. E quindi l'ho ricomprato per il prezzo di 4,95. C'ho un capello. 4,95. E sì, vabbè, 5 euro per un correttore di H&M, tra l'altro, però le vale tutti, diciamo. E quindi ho preso questo qua. Tra l'altro ero fuori con Riccardo, quindi mi sono contenuta nel fare lo shopping. E poi avevo visto anche queste spugnette. Vabbè, ne manca una perché una l'avevo usata, l'ho provata, l'ho usata. Però l'ho messa a lavare perché era sporca di un po' di ombretti in fondotinta, quindi la volevo pulire. Poi una la darò alla mamma perché ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi una la do alla mamma. E queste qua 1,95 euro. Quindi devo dire che io le devo prendere dalla Elf. Poi mi sono dimenticata e quindi meno male le ho trovate da H&M. E sono, faccio vedere, ecco, sono tutte attaccate e a parte il fatto che prima di magari usarle le laverò un po' perché ho visto che magari tutte le toccano lì nel negozio, però sono spugnette sponge, si chiamano make-up sponge, mi ricorda SpongeBob. Questo qua appunto si stacca, e poi le potete usare. Queste sono morbide, carine, sono piccoline, devo dire, però se io le devo usare per il trucco, anche per fare la riga dell'ombretto, insomma, va bene. Poi anche per tamponare il fondotinta. Dato che nel trucco della mia base, cioè nel trucco, nell'ultimo trucco ho fatto anche la base, se l'avete visto. Non usavo più le mani per tamponare, ma ora utilizzo queste qua che sono molto più igieniche, insomma, perché le mani. Poi invece ieri sono andata ai Gigli, sempre con Riccardo, e ho comprato no, da Essence, sono stata solo da Essence, ho comprato quattro cosine, proprio mi sono contenuta davvero tanto. Allora, intanto finalmente ho trovato il mitico pennello da blush, che devo dire è piccolissimo. Molto piccolo. Allora, e ne ho presi due. Allora, questo è vuoto. Ne ho presi due perché, allora, io e la mia amica Vale 9527, abbiamo fatto, diciamo, non una scommessa, un patto. Ovvero, chi trovava per primo il pennello da blush, il pennello da blush, chiamava l'altra e gli diceva che l'ho trovato e lo prendo anche per te. Cioè, quindi chi lo trovava prima lo prendeva anche per l'altra, perché è introvabile. Tra l'altro, ieri, no, un po' di tempo fa, una ragazza su Facebook, nella fanpage, mentre abbiamo quel link nell'info box, mi aveva scritto, anzi, nella fangruppo, nella fanpage, perché la fanpage ce l'ho per il secondo canale, che per chi non l'ha visto si chiama 3 Giugi 3 in cucina. Praticamente io farò qualcosa in cucina, anche se ancora non ho fatto video perché appunto non ho avuto l'occasione di cucinare in casa da sola. Forse ce l'avrò martedì, giovedì e sabato, forse. E quindi mi sono persa nel discorso. Comunque sia, ne ho comprati appunto due. Allora, questo è il mio, questo qua, che devo ancora utilizzare, però l'ho diciamo tolto da un pennello della Zoeva, quello per il fondotinta vecchio, questa plastichina, in modo tale che riesco a coprirlo, perché mi dispiaceva lasciarlo in polvere libera da solo, diciamo. E questo qua invece è quello per la Valentina, per la mia amica, che glielo darò a settembre quando tornerà dalle vacanze.
Ah, questo qua l'ho pagato 3,49 euro se non sbaglio. E poi ho preso, perché mi ispirava dal video di, mi ricordo il nome della ragazza, comunque mi ricordo il nome, che lei aveva, ma sicuramente se la seguite perché è famosa, aveva usato questa palettina della Sun Club, quella per le, io so quella per le brunette, se lei non so quale aveva. Forse è bionda, ma ha preso quella per le bionde, non lo so. Questa palettina qui l'avevo usata per fare un trucco, occhi, viso, sì, labbra e blush, comunque sia, così. E avevo usato questa qua, boom. E allora io, siccome io già tempo fa ero indecisa se prenderla questa, perché comunque era usata solo come terra, prendendo tutti i colori, per me è un colore davvero troppo scuro. Anche sfumata magari è un colore un pochino troppo scuretto, non me lo vedevo addosso, infatti ne avevo presa un'altra della Sun Club. L'odore è davvero formidabile, però ora mi ispirava, appunto mi ispirava a provare a ricreare il tutorial che aveva fatto lei, perché boh, voglio provare a fare il tutorial che ha fatto lei. E quindi questa qua per il prezzo di, mi sembra, 3,99 euro. Poi, sotto consiglio anche di Riccardo, lui mi ha fatto scegliere, cioè io gli ho chiesto un consiglio su quella per le brunette e quella per le bionde, e tutti e due avevamo deciso che mi stava meglio questa qua per le brunette. Avevamo gli stessi gusti, non so perché. Poi, gli ombretti, io c'erano tanti ombretti di Essence, che poi secondo te quale mi sta meglio? E lui ha detto questo qua. Che tra l'altro era quello lì che volevo prendere io pensavo a quello e lui ha detto questo qua, quindi boh, non lo so come mai siamo così. E questo è, io lo chiamerei giallo melone, giallo melone un pochino, non lo so, mi sa di melone, non l'odore, il colore. E si chiama Spotted ed è il 41, giusto? 41, un effetto matte, non li ho ancora provati. Però è molto bello, cioè mi piace come colore ed ha una scrivenza pazzesca. È questo qua. È molto chiaro, come ah, scusate il dito. È molto chiaro come colore, però mi piace, è bello. E questi sono stati gli acquistini che ho fatto. Ah, vabbè, questo qua il prezzo mi sembra 1,49 euro. No, forse no, era una sconto, mi sembra 99, non so, qualcosa del genere. E vabbè. Questi erano stati gli acquisti che appunto ho fatto ultimamente, non sono molti perché appunto manca la Vale e mi sento un po' impacciata, diciamo, per fare acquisti. Comunque sia, sono andata appunto dalla Essence per vedere la nuova collezione, quelle due collezioni che sono uscite, quella a marinaio e quella a 50 anni, 15, non lo so come si chiama. Vi metterò le foto sicuramente delle collezioni. Cioè io non lo so, dalla Queen c'era ancora c'era la Pure Skin, la My Skin, e non c'era quella nuova, non so come mai. Comunque, io sono soddisfatta di questi acquisti, anche se ne ho fatti pochi, devo dire la verità. Mi piace davvero un sacco questo ombrettino qui, lo utilizzerò per qualche tutorial forse. E noi ci vediamo al prossimo video e io vi la custodia della macchina fotografica non me l'avevo fatta vedere. È carina, si apre e dentro ci sta, ci va la macchina fotografica, poi si chiude. Vabbè, si chiude e poi la potete portare così. Yeah, è carina. Qui si può attaccare anche alla cintura volendo. E bella, sono contenta. Noi ci vediamo al prossimo video e io vi lascio.